lavorato per molti anni nel campo della psichiatria. Ho cominciato a occuparmi di persone che rischiavano l'internamento qui a Firenze negli anni 60 per cercare di evitarlo. A me mi sembrava naturale, senza bisogno di tanti discorsi, di tante teorie, che non è che sia inaccettabile che una persona viene ricoverata perché il suo pensiero o il suo comportamento viene ritenuto diverso da quelli degli altri. Così è accaduto che ho lavorato nel 1968 a Cividale con Cotti, che aveva messo un reparto di ospedale civile in alternativa al manicomio, dove le persone venivano volontariamente, erano libere, se ne andavano quando volevano, e che si chiamava tra l'altro Centro di Relazioni Umane, perché Cotti era d'accordo con Sacks e pensava che si tratta di problemi esistenziali che vanno affrontati e discussi e che non si tratta di malattie che vanno curate. E nel 69, quando il reparto di Cividale del Friuli fu chiuso con la forza, non perché erano successe cose negative, ma perché era controcorrente, le persone erano tutte libere a Cividale, in città, mentre loro erano abituati a vedere che le persone oggetto della psichiatria erano rinchiuse. Questo destò scandalo, ci fecero chiudere, comunque con la polizia. Comunque, allora Basaglia mi chiamò nel 69 a lavorare a Gorizia, che è il manicomio dove lui ha cominciato il suo lavoro e la sua critica alle istituzioni. Ecco, così sono andato avanti in questo lavoro. Negli anni poi ho cominciato a sentir parlare di Thomas Sacks, l'autore del mito della malattia mentale, pubblicato negli anni 60, che mette per la prima volta in discussione la validità scientifica della psichiatria. Thomas Sacks, in termini critici, ripercorre tutta la storia della psichiatria e arriva alla conclusione che la psichiatria non è una scienza, ma è un sistema di controllo che limita e minaccia le libertà delle persone. La psichiatria è terribilmente tragica perché mette in discussione il pensiero e il modo di sentire delle persone. Una persona può essere malinconica, può essere triste, può essere disperata, può aver voglia di vivere, può non aver voglia di vivere, può decidere di continuare a vivere, può decidere di uccidersi. Questa è la libertà della persona. Non c'entra nulla con tutti i discorsi che fanno gli psichiatri. Gli psichiatri non riconoscono questo diritto. La sofferenza non è una malattia. Soltanto appunto gli psichiatri possono pensare una cosa del genere. La sofferenza fisica ci avvisa che c'è qualcosa che ci minaccia nel nostro corpo. La sofferenza morale ci avvisa che c'è qualcosa che ci minaccia nella nostra spiritualità, nella nostra vita interiore. Per cui sono segnali importanti, fisiologici, che ci fanno difendere dalle situazioni difficili, sia difendere da quelli che possono essere danni fisici, il dolore fisico, sia difendere da quelli che possono essere danni morali. Per cui le persone vengono portate via, sequestrate, rinchiuse e sottoposte a trattamenti incredibili. Gli viene tolta ogni speranza, perché a una persona che gli si dice che non c'è il cervello a posto, gli si toglie ogni speranza, e passano periodi lunghissimi in istituzioni psichiatriche. C'è sempre qualcuno che ha più potere che interna che ha meno potere. Allora è un problema di potere, cioè le persone che hanno più potere decidono della libertà degli altri. Questo naturalmente va evitato. Questo dice anche Thomas Sacks, che la psichiatria è inconciliabile con i diritti dell'uomo e con la democrazia. La psichiatria sta bene nei paesi totalitari perché è totalitaria lei stessa, perché decide sulla testa di un'altra persona a modo proprio, senza neanche ascoltarla. Per esempio, mi ricordo ora di un uomo che io ho conosciuto qui a San Salvi, perché cominciai a lavorare anche qui in un laboratorio di ceramica in cui venivano accolti alcuni pazienti dei reparti del manicomio di Firenze e stavano liberi per qualche ora e
entravano in contatto con gli altri, mentre il reparto non entrava in contatto con nessuno. Venivano artisti a lavorare con loro, la ceramica, il disegno. E io mi ricordo che andato lì come allora assistente volontario, medico assistente volontario del professor Franco Mori, che aveva fondato questa struttura, che era l'Aurora al manicomio di Firenze di qualcosa di nuovo. E mi ricordo che c'era quest'uomo che parlava da solo, oppure parlava contro la parete. E tutti stavano a fargli gli affari loro. Io andai da lui e gli chiesi chi era, cosa faceva, com'è che era lì. E lui cominciò a parlare e mi raccontò la sua storia. Se nessuno parlava con lui, lui parlava da solo. Ma certo, la follia è un pregiudizio. Cioè, infatti, se io ti chiedo, no? Che cos'è la follia? Che mi rispondi? Oppure se tu lo chiedi a me. La follia è una parola senza contenuto, cioè il contenuto c'è, per esempio, Dante usa il termine follia per dire qualcosa di molto eccezionale. Cioè, per esempio, può essere usato il termine follia per Ulisse che va al di là delle colonne d'Ercole. E questo appunto può essere una follia nel senso che è una cosa straordinaria e pericolosa, va bene, ma non una cosa non pensata, è una cosa ardita. Ecco, follia è in Cristoforo Colombo prendere tre caravelle che si reggono appena sul mare e andare verso le Americhe o verso le Indie. Follia è anche proporsi di far sparire la psichiatria dalle società umane. E fu lì anche questo perché è un'impresa grandissima, difficile, forse anche impossibile, però non è che ci si ferma. Goethe diceva giustamente: io amo chi brama l'impossibile, perché ora per esempio siamo in un'epoca in cui non c'è più utopia. Utopia significa desiderare qualcosa di diverso, che magari è difficile o anche impossibile realizzarsi, ma intanto si fanno altre cose che invece sono importanti. Basaglia l'ha detto, forse ricominceranno a fare come prima, ma noi abbiamo dimostrato che si può fare diversamente. Si parla sempre di persone pericolose. Pericolosa che vuol dire? Pericolosi possiamo essere tutti. Nel senso che ognuno di noi, siccome è una persona libera, può fare delle cose buone o delle cose cattive. Però, appunto, vedere una persona, per esempio, che dice di essere l'anticristo e dire che è più pericolosa di un altro che non lo dice, è una cosa che non ha nessun senso, no? Io la paura ce l'avevo, ma non di loro. Si entra in un posto dove si vedono celle chiuse, con persone legate dentro, persone legate agli alberi, e infermieri sempre arrabbiati che si guardano d'intorno col tasto rosso dell'allarme per qualsiasi cosa. Era un ambiente, insomma, terribile quello. La mia paura era vivere in un ambiente del genere e sapere che lo dovevo smantellare. Però nonostante la paura l'ho fatto, ma di loro non ho mai avuto paura. Certo, anche loro avrebbero potuto farmi del male, perché quando una persona è stata in camicia di forza per 30 anni, quando uno la slega possono reagire in tanti modi, ma non perché sono assurde, perché è assurda la situazione in cui si trovano. Per cui io naturalmente non ho avuto neanche un graffio. Io ho preso il reparto ritenuto dai miei colleghi il più difficile, l'osservanza del manicomio di tutta la Romagna. Era ritenuto il più difficile, l'ho scelto apposta e io in un mese l'ho aperto. Ho slegato tutte le persone, ho aperto tutte le porte, l'ho fatto uscire tutte insieme. Dagli altri reparti guardavano gli infermieri, ecco, era una follia questa, appunto. E poi piano piano il lavoro più duro è stato dopo, nel senso che persone non si reggevano in piedi perché da anni non camminavano.
Naturalmente erano imbottite di psicofarmaci col fegato rovinato, la pelle rovinata, invecchiate precocemente. Ho dovuto ricostruire. Ecco, qui ho fatto il medico. Ho dovuto con l'alimentazione, con l'allenamento, ridargli quella vita che gli era stata tolta dalla reclusione. Pensate che erano chiuse tutte le porte con lo spioncino poi. Lo spioncino significa che qualcuno ti può guardare, ma tu non lo sai, per cui uno non è mai da solo, va bene? È da solo perché è chiuso in cella, però non ha mai un suo momento di vita privata perché c'è sempre sotto il controllo. Queste sono cose terribili. Ora poi io lo sapevo già, ma chiedo a tutti quelli che vogliono continuare a giustificare la psichiatria, se la psichiatria ha costruito queste cose, mettendoci. Dico, perché ci sono dei dubbi nel dire che non ne vogliamo più sapere? Perché il discorso è anche il discorso basagliano contro i manicomi, ma il problema è che i manicomi da chi sono stati fatti? Da una società organizzata in un certo modo, ma da degli specialisti. Allora, se gli specialisti fanno i manicomi riempiendoli di persone che perdono ogni speranza, questi specialisti che vanno presi sotto esame. Allora, se il nazismo ha fatto i campi di sterminio, non sono i campi di sterminio il problema sono i nazisti. E così se ci sono stati i manicomi, ci sono ancora, non sono i manicomi il problema, sono il problema sono quelli che li fabbricano, li gestiscono e vogliono che continuino ad esistere, che poi cambino nome e si chiamino ospedali civili psichiatrici, questo non significa assolutamente niente. Il Parlamento, portò avanti una legge che normalmente si chiama legge Basaglia, anche se io so per testimonianza diretta che Basaglia non la approvava, perché è una legge che conserva il ricovero coatto, che ora si chiama trattamento sanitario obbligatorio. Non è che con la legge è cambiato molto, perché essendoci sempre il trattamento sanitario obbligatorio, se una persona viene presa con la forza, contro la sua volontà, naturalmente la devono prendere in quattro e portarla via. Poi, quando arriva lì, siccome non ci vuole stare, la devono rinchiudere. Poi, se si ribella, gli fanno la puntura. Per cui il manicomio non è un edificio, il manicomio è un criterio. E finché c'è la possibilità per una legge dello Stato di ricoverare una persona con la forza, c'è il manicomio. Per cui i manicomi ci sono ancora, non sono affatto spariti. Rimane il confronto tra le persone senza che ci sia una persona che decide che un altro deve essere sequestrato perché il suo pensiero non gli piace e dunque gli fa paura. Cioè, non deve essere abolito, sarebbe meglio dire deve essere abolito il sequestro di persona, come da Costituzione nostra, la Costituzione italiana, appunto. Il sequestro di persona perché ha pensieri o sentimenti che non convincono. Una cosa è la legge, che uno sa almeno, no? Io so che se rubo e mi prendono, e dopo mi mettono in carcere. Ma invece questo è un rapporto con delle regole che sono quelle della legge, che sono giuste o sbagliate, no? Vabbè, però si sa quelle che sono e si sanno quali. Poi dopo, naturalmente, se io rubo e vengo arrestato, poi c'è il processo, c'è l'avvocato difensore, insomma. Ci sono le attenuanti, ci sono le aggravanti, tutto. Ma invece prende una persona perché dice di essere triste, oppure perché dice che si vuole uccidere, oppure perché, o perché è fantastica e portarla via senza che nessuno la possa difendere, è veramente un arbitrio inaccettabile. C'è da meravigliarsi che ci sia ancora.